La medicina anti-aging o medicina preventiva, predittiva, rigeneratrice è una medicina che consente di condizionare il tipo di invecchiamento che tutti subiremo. L'invecchiamento è un processo universale, ineluttabile, inarrestabile, ma può essere condizionato in modo tale che può essere un invecchiamento di successo e non un invecchiamento deleterio. Purtroppo l'invecchiamento deleterio o deteriore, che è caratterizzato da patologie età correlate, colpisce oltre l'80-85% delle persone. Come si fa quindi a godere di questa giovinezza prolungata, di questa efficienza fisica e mentale, possibilmente fino all'ultimo dei nostri giorni? Bisogna seguire uno stile di vita vincente, e questo stile di vita è come un magico mosaico dove noi dobbiamo porre tutte le tessere per comporlo completamente. La prima tessera è sicuramente una corretta alimentazione, la seconda tessera è certamente l'attività fisica, che deve allenare tutte le componenti. Perché noi andiamo purtroppo incontro a quelle che io ho chiamato le erinni della senescenza deteriore. Noi possiamo fare molto per fare in modo di essere meno vulnerabili di queste, diciamo, terribili conseguenze della senescenza deleteria. Sicuramente ci dia ausilio anche l'integrazione mirata, specifica, biotipizzata, che possa andare a colmare quelle lacune che progressivamente vie più si possono presentare a partire da una certa età, quell'età in cui iniziano già a calare gli ormoni anabolici, cioè gli ormoni che mantengono la massa magra. Vi ricordo quali sono: il testosterone, il deidroepiandrosterone, lo stesso GH, nel sesso femminile eminentemente gli estrogeni, lo stesso progesterone. Ebbene, questi tendono a calare, e tende invece ad aumentare che cosa? L'insulina, con il fenomeno della insulinoresistenza, e il cortisolo per fenomeni di stress cronico non gestito.